Ciao a tutti, oggi il protagonista della lezione è l'arco. Innanzitutto, che cos'è un arco? Un arco è una parte di circonferenza delimitata da due punti. Come vedete nel disegno, io ho considerato una circonferenza e due punti, A e B, individuando due archi. L'arco AB rosso e l'arco BA o anche a sua volta AB ma blu. Quindi in realtà con due punti una circonferenza viene suddivisa in due archi. Gli archi hanno un simbolo grafico che li rappresenta. Il simbolo è se l'arco è minore di una semicirconferenza, cioè una lunghezza che è più piccola di metà circonferenza, disegnerò un archetto in questo modo. Se come quello blu è maggiore di una semicirconferenza, l'archetto verrà capovolto all'insù. Qui c'è una faccina che piange, qui una che ride. Come notate da questa immagine, possiamo affermare che ad ogni arco AB corrisponde un particolare angolo al centro. In particolare all'arco AB rosso corrisponde l'angolo al centro alfa, mentre all'arco AB nero corrisponde l'angolo al centro beta. È intuitivo capire che se l'arco raddoppia, anche il corrispondente angolo al centro raddoppierà. Se l'arco triplica, anche l'angolo al centro triplicherà e così via. Due grandezze come l'arco e l'angolo corrispondente che al raddoppiare dell'una, triplicare dell'una, quadruplicare, si ha lo stesso comportamento della seconda grandezza, anch'essa raddoppia, triplica e quadrupla, se ricordate bene, sono due grandezze legate matematicamente ed in particolare due grandezze direttamente proporzionali. Grazie alle osservazioni appena fatte, riusciremo dunque a risolvere un problema del tipo: un arco AB è lungo 10 centimetri ed insiste su di un angolo al centro di 60 gradi. Quale sarà la lunghezza complessiva della circonferenza? Io vi propongo di utilizzare il metodo del tre semplice: due colonne, da una parte l'arco in centimetri e dall'altra parte l'angolo in gradi. All'arco AB lungo 10 cm corrisponde un angolo di 60 gradi. All'intera circonferenza corrisponderà tutto l'angolo al centro, cioè 360 gradi. Ora, poiché le due grandezze abbiamo detto essere direttamente proporzionali, potremo disegnare due frecce, l'importante è che siano nello stesso verso. Io ho scelto verso l'alto. Ora, seguendo le frecce, otterrò questa proporzione. La circonferenza sta a 10 centimetri, come i 360 gradi stanno a 60 gradi. Pertanto la circonferenza, che è l'estremo della mia proporzione, sarà uguale a 10 centimetri medio per 360 gradi medio diviso 60 gradi. Interessante ora eseguire la semplificazione. Prima di tutto i gradi si eliminano, infatti la circonferenza dovrà essere espressa in centimetri. Si potrà semplificare per 60 ottenendo 1 e 6 e a questo punto correggiamo il risultato che sarà 10 per 6, cioè 60 centimetri. Questo stesso tipo di problema lo abbiamo in pratica già utilizzato parlando anche di angoli al centro e angoli alla circonferenza. Ma proviamo a fare ancora un esempio. Questa volta il testo potrebbe essere:
Una circonferenza è lunga 240 cm. Trova la lunghezza dell'arco AB sapendo che l'angolo corrispondente al centro è ampio 30 gradi. Ancora una volta la mia tabellina per risolverlo con il 3 semplice. La colonna dell'arco pongo 240, che è tutta la circonferenza, cui quindi corrisponde l'angolo giro, 360 gradi. L'arco AB che devo trovare corrisponde a 30 gradi. Questa volta decido di mettere le freccine tutte e due verso l'alto, perché come dicevo l'importante è che siano dello stesso verso. Le seguo e scrivo la seguente proporzione. AB sta a 240 cm, come 30 gradi sta a 360 gradi. L'arco AB sarà uguale a 240 cm per 30 gradi diviso 360 gradi. I gradi scompaiono. Semplifico il 30 col 360 e ancora procedo e il risultato finale sarà di 20 cm. Ed infine prendiamo in esame alcuni angoli speciali, VIP, importanti. Immaginiamo che l'angolo corrispondente di un arco sia 120 gradi. Ora, 120 gradi rispetto a 360 gradi è un terzo, quindi sarà molto semplice, data la circonferenza, trovare un terzo di essa, dividerla per 3 e trovo subito l'arco. Se invece l'angolo è 180, il rapporto 180 su 360 sarà un mezzo. L'arco corrisponderà a metà circonferenza o semicirconferenza. Se l'arco poi insiste e ha come angolo corrispondente 90 gradi, 90 rispetto a 360 è un quarto, basterà dividere la circonferenza per 4. 60 gradi è un sesto dell'angolo giro, quindi anche l'arco sarà un sesto dell'intera circonferenza. Infine 30 gradi, che è un dodicesimo, quindi anche l'arco sarà un dodicesimo. Per questi angoli, e se desiderate anche per qualcun altro, si potrà quindi procedere direttamente utilizzando la frazione che rappresenta bene il rapporto dell'angolo rispetto all'angolo giro. Se invece questo lo trovate troppo complicato, anche per questi angoli speciali utilizzerete la tabellina tipica della risoluzione dei problemi del 3 semplice. Per oggi è tutto, vi do appuntamento per la prossima lezione dove parleremo di settore circolare. Ciao!